Oggi siamo a Milano e conosciamo Valentina Napolitano, una splendida anima che vive in questa città e ha un sacco di passioni che non vediamo l'ora di scoprire. Ciao Valentina. Ciao, Cosa Jessica. ci racconti di te? Allora, io Chi oltre sei? Cosa appunto a fai? essere un'insegnante di Hodhakka Yoga per la maggior parte del mio tempo, ma oltre a quello ancora una perenne studente, Sempre. io faccio massaggi Ayurveda. Mi interessa molto di aromaterapia, quindi inserisco anche l'aromaterapia all'interno dei trattamenti e mi interesso anche di gravidanza, quindi sia all'interno dello yoga che nei massaggi. Sono da poco diventata una doula e quindi anche seguire il discorso della maternità a 360 gradi, quindi tramite i trattamenti, tramite l'alimentazione, tramite lo yoga e tramite comunque il supporto, l'accompagnamento che una doula può E molti fare. potrebbero non sapere che cos'è una doula. Che cos'è una Esatto, doula? è una persona, una donna che Chi è? sta accanto alla donna in gravidanza, e può donare il suo sostegno, la sua compagnia, tendere la sua mano in situazioni diverse a seconda dell'esigenza che quella donna in quel momento può avere. Può essere un parto in ospedale, può essere un parto a casa, può essere qualsiasi cosa che va bene per quella donna in quel momento e io ti accompagno, ti aiuto nel tuo percorso, quindi non andrò ad insegnarti a farti capire che quella è la strada, ma ti aiuterò a trovare qual è la tua strada, quindi per raggiungere, per trovare quello che va bene per te. Quindi ogni donna è diversa, ogni esigenza è diversa, c'è chi preferisce appunto il parto in casa, un po' più così, particolare, chi invece si vuole affidare direttamente a un parto medicalizzato. E poi ci sono tutte quelle cose che accadono poi quando il bambino nasce, quindi tutto quel supporto anche molto non solo emotivo, ma appunto proprio pratico. Anche solo magari prepararti un pasto quando tuo figlio è nato e aiutarti a dirigere un po' tutto quello che accade a casa, perché in quel momento la madre ha bisogno di stare accanto al suo bambino. Quindi non c'è molto da dire, nel senso che a seconda della situazione che capita davanti possono esserci esigenze diverse, appunto. Può esserci anche solo la voglia di parlare davanti a un caffè o effettivamente qualcosa di pratico. Può essere una madre sola perché non ha parenti, non ha dei supporti, oppure una madre straniera che magari ha bisogno di aiuto anche con la lingua, quindi le situazioni possono essere diverse. E quindi all'interno di questo mondo bellissimo della gravidanza cerco un po' di inserire anche tutte queste cose, lo yoga, la respirazione, appunto i trattamenti Ayurveda, qualche consiglio sull'alimentazione, tutte queste cose possono dare un po' Unire. E tutte di... Sì. queste passioni da dove nascono? Questa curiosità e questa voglia di indagare da dove nasce? Ma diciamo che sono come quelle cose, come i puntini, no? Che arrivano, sono una cosa ha richiamato l'altra, quindi non so neanch'io dire come, però nell'evoluzione poi c'è sempre stata un qualcosa, una ricerca, una voglia di imparare, di conoscere sempre di più. A volte mi devo tenere ferma perché le cose diventano anche a volte troppe, quindi effettivamente a volte ci si rende anche un po' conto di voler tornare indietro, di voler rifare, rivedere le cose che si hanno già fatto, magari per rivederle in altro modo, di ritornare a questa spirale, no? E a volte magari di lasciare andare anche il superfluo, quindi questo momento in cui dico no, aspetta, questa cosa magari la devo togliere, mi devo più occupare di questo. Però insomma, cerco di queste cose cerco di tenerle insomma salde,
quindi lo yoga, la Ayurveda, la gravidanza, il mondo appunto dell'accompagnamento alla gravidanza e delle doule. Quindi è un bellissimo modo di unire e di seguire anche la tua curiosità, però sempre con un'attenzione alla cura, all'accompagnare, quindi questo è molto bello come tutte sì. Poi le tue ricerche si uniscono così verso quella, sì. Quel viaggio. E in Odaka che cosa hai trovato? Che cosa ti ha colpito di Odaka? O perché hai scelto di diventare insegnante Odaka? Come è capitata la tua storia? Perché Odaka ha scelto me. Ok. Diciamo che io ho iniziato in un modo graduale, mm-hmm. nel senso che inizialmente era appunto qualcosa che avevo bisogno io per me. In una vita passata in cui facevo tutt'altro lavoro, quindi in cui cosa lavoravo per un'azienda, okay. ero sempre in viaggio, a destra, a sinistra, sempre una valigia pronta, molto stanca, molto stressata, rifugiata in quei momenti in cui potevo tornare, potevo praticare yoga. La scelta è stata casuale, nel senso la scuola più vicina a casa, perché okay. già viaggiavo abbastanza, quindi non volevo fare troppa fatica in questo, e quindi sono capitata in una scuola di Odaka e poi ho detto sì, ci può stare, mi piace, ok, va bene, e quindi ho reso questa cosa, ho fatto questa scelta e piano piano diciamo che è aumentata sempre di più l'amore, la ricerca, l'interesse, la curiosità, fino al momento in cui ho detto mi piacerebbe farlo ancora di più approfonditamente, in modo magari proprio andare un po' più in profondità a capire di che cosa si tratta, e quindi mi sono iscritta al corso di formazione Odaka nel 2018 e da lì ancora non era un'idea di insegnamento, era ancora un qualcosa per me, un'esplorazione, esatto, per me. E poi diciamo che è diventata anche, c'è stata una fase successiva in cui ho smesso di lavorare appunto in azienda, e in quel momento ho detto ma proviamo, è capitato anche un po' per caso, le prime lezioni mi ricordo un po' così quasi per gioco, per prova, persone che mi chiedevano dai vabbè allora hai fatto questa cosa, proviamo, dai fammi una lezione. E mi ricordo ancora le due prime lezioni memorabili. La prima ero in vacanza e una ragazza che faceva tipo la mattina, faceva qualche lezione di risveglio muscolare, così parlando con lei mi ha detto dai allora perché non provi a fare una lezione così, quindi mi trovai all'improvviso a fare in inglese, poi tra l'altro improvvisare questa lezione di una mezz'oretta, quindi va bene, ci poteva stare. E nel momento in cui ci siamo messi e c'erano forse due o tre persone, ho riaperto gli occhi dopo la prima fase di centratura e ce n'erano 15 davanti a sorpresa, e da lì ho detto vabbè ormai sono qua, da qui devo andare, devo scorrere. E quindi da lì c'è stata questa rottura del ghiaccio così casuale, quindi non programmata, non mi sentivo ancora una reale insegnante di yoga, è stato un po' così per gioco, sono buttata. E la seconda invece lezione è stata un po' diversa, perché era stata proprio programmata, avevo questa lezione e avevo 35 persone prenotate, quindi con un'ansia pazzesca, la gola asciutta, le mani che tremavano, c'è stata... Però anche lì poi insomma è stato un modo per sciogliere il ghiaccio, e poi da lì insomma tutto scorre, tutto è andato, ho detto effettivamente penso di poterlo fare, mi piace farlo, e soprattutto ti lascia qualcosa, non è quel lavoro che tu fai perché devi comunque portare a casa qualcosa per vivere. Che cosa c'è di... Molto spesso, anzi, non ti porta a casa no. da vivere.
E quindi è proprio una scelta, è proprio una scelta a un certo punto di dire questa cosa proprio mi piace, non ne posso fare a meno. E la cosa per me più bella è quello che ricevi più che quello che dai, oppure in qualche modo quello che ricevi dando. E quindi okay. questo qualcosa che in qualche modo ti ritorna. Uno scambio che continua. Esatto. E proprio le persone che si incontrano, che ritornano, che arrivano, che vanno e che continuano, insomma, quando ritornano ti fanno capire, allora ho lasciato qualche cosa, questa persona torna per lo yoga, ma torna anche per me, sì. Torna per quello che ha provato con che me. Che ha vissuto. Sì, è meraviglioso vedere come, no, attraverso poi la pratica diventi veramente sinceramente un'occasione di unione, di scambio, certo. Anche su un altro livello, certo. E che anche per l'insegnante divenga occasione di nutrimento, di conoscenza, di relazione, quindi veramente si apre di più alla vita. E forse ecco che cosa ha di diverso, uno degli aspetti che ha di diverso, no, da un lavoro sì. Che è separato dalla vita, ma è integrato nella vita, diviene parte di questa. E tu insegni, vero, a Milano? Sì. Sì. Insegno a in Milano. Diversi luoghi, sbaglio? In diversi posti, sì. E sono sempre in continuo mutamento. Sei super collaborativa, Valentina collabora, certo, tantissimo certo. con diverse realtà. Sì. Lasciamo nella descrizione del video tutti i contatti per trovare Valentina su Milano, conoscerla e seguirla nelle sue meravigliose avventure. Grazie, Vale. Grazie a voi.